come ti senti? Perché le pause poi, non so, no? Dove ti hanno portato questi minuti? No, mi hanno portato in alcuni sprazzi al passato, che scorso, che comunque a saperlo prima, comunque se c'era stato qualcuno che mi avrebbe detto, no detto, perché detto no, fermato prima. Ma qualcuno avrebbe potuto fermarti? Avrebbe potuto provarci, quello sì. Poi non so con certezza se mi avrebbe fermato. Marco, fai sì con la testa anche tu. Cioè sì, qualcuno può fermare, può interrompere questo ingranaggio, questo vortice. Può provare, ha ragione lui. Come? Ma difficilmente. Standoti dietro, amandoti. Forse quello è l'unico modo per riuscire a portarti lontano da quell'inferno, ma è molto difficile. Come si ama una persona che, quando gioca, fa del gioco il suo tutto? Non o si no? abbandona. Questa è la prima regola, non si abbandona. Ma uno che gioca, fa del gioco la sua vita, il suo amore, la sua compagna, la sua famiglia? Cioè, è questo scusate, che sono malatissimo. Dicevo, è no, questo guarda, che succede? Sì. Sì, però comunque forse l'unica molla che ti può spingere a abbandonare il gioco è l'amore per una persona. Perché poi quando ti rendi conto che stai perdendo una persona che veramente vale più del gioco, forse riesci a smettere, o perlomeno ci pensi, ma è molto difficile. Io per esempio ho preso mia figlia per uscire dal gioco. Ecco, quindi, quello può essere un motivo. Quindi ho preso lei come... come fune per ritirarmi su, ho preso lei e diciamo per fortuna ci sono riuscito. Cioè come hai fatto? Perché tua figlia... Perché io dopo questa situazione ho perso il lavoro, perché arrivò questa squalifica di 5 anni con proposta di radiazione e ho perso anche il matrimonio, perché comunque ero sposato, mi sono separato e... Scusa Marco, perché... Anch'io, sì. Diventi bugiardo, dunque non ti credono più. Come fai a stare accanto a una persona di cui non hai più stima perché pensi che sei un bugiardo? Tu pensa, ho perso il lavoro, ho perso la famiglia, ho perso mia figlia per 2 anni. Tu immagina, io ho passato 2 anni e mezzo buoni, che se non mi sono suicidato, ad oggi ti dico, sono stato fortunato che ci ho avuto un carattere forte, perché comunque sia... Dal giorno alla notte a perdere tutto per me è stata difficile. Perché ti senti finito, perso, perché niente è più possibile. Ti senti un fallito, ti senti perso, ti senti che la vita tua è andata in rovina, perché comunque da passare a guadagnare una cifra, parlo a livello economico, a passare a guadagnare zero non è facile. No, nel mio caso era più per spossatezza, stanchezza. Per quello, non per disperazione, perché ormai purtroppo in quei casi lì ci fai l'abitudine alla disperazione. È che diventi proprio, se a un certo punto sei stanco, dici tutto basta che finisca sto giro qua. Sapete che voi tutto questo, basta che finisca questo giro qua, sì. E lo sai che, cioè voi mi dite, forse, perché Dante ha messo nello stesso girone scialacquatori e suicidi, cioè quelli che ce l'ha messi Dante, quelli che non a caso non hanno... Cioè che comunque hanno ferito su se stessi. Uno scialacqua i soldi o sperpera la vita. Quelli insomma. Che non ce l'hanno fatta e che non si sono... Sì. Voi però siete qui. Sì, e questi, già questo ci dice, no, che anche davanti a... Duramente però c'è una via di uscita. Duramente si legge. Se uno la vuole però, cioè nel senso c'è una via di uscita se una persona dice sì, ho questo problema, lo voglio risolvere, se no non c'è una via di uscita. Io sono molto più ottimista, per me in qualsiasi c'è una via di uscita per qualsiasi cosa, in assoluto. Basta volerlo. Sì. Quel basta volerlo che Marco ribadisce significa tante cose.